Iniziamo con 4 uova, da cui dovete separare quindi i rossi dai bianchi. Iniziamo a montare i bianchi a neve molto ferma. Dopodiché montiamo poi i rossi con 200 g di zucchero. Devono risultare un composto bello chiaro e spumoso. Dopodiché all'interno del composto di uova e zucchero uniamo anche il latte, 150 ml di latte. Mano a mano lo versiamo dentro. Dopodiché uniamo una bustina di lievito per dolci, tutta la bustina di lievito per dolci con un pizzico di bicarbonato a 300 g di farina e 80 g di cacao. In più dovete, che mi sono dimenticata qui di farvi vedere, sbriciolare 100 g di Oreo e unirli anche quello al composto di farina e cacao. Dopodiché unire anche l'olio, 100 g di olio, mischiate tutto. Alla fine dovete unire quindi i bianchi montati a neve. Mettete tutto questo composto in una terrina, quindi ho usato quella a cernira, e cuocete a 180 gradi per 40 minuti. Mi raccomando, se vedete che il dolce inizia a gonfiarsi, mettete la carta argentata su per farlo cuocere anche all'interno. Nel frattempo facciamo la crema. La crema io l'ho fatta con 250 g di Philadelphia, 3 cucchiai di zucchero a velo, il succo di un limone e poi alla fine ho unito 150 g di panna già montata in precedenza. E questa quindi è la nostra cremina. Dopo che la mia farcia è pronta, inizio a farcire il primo strato. Mi raccomando però, bagnate la torta, perché mi sono dimenticata come sempre. Bagnate la torta con una bagna di acqua e zucchero, se volete aggiungere anche un pochino di vaniglia per dare un sapore in più. Fate il primo strato della torta e sbriciolate all'interno degli Oreo. Così io ho alternato i 3 strati, se voi volete potete fare anche 2 strati. Ho ricoperto quindi tutta la torta con un primo strato, l'ho fatta raffreddare quindi in frigo per un quarto d'ora 20 minuti, ho ripreso la torta e ho fatto poi l'ultimo strato. Poi cosa ho fatto? Ho decorato la torta con questa spatolina, a zig zag, ma voi potete benissimo non farlo e omettere questo passaggio. Poi cosa ho fatto? Ho diviso gli Oreo a metà e ho decorato la torta lateralmente. Vado a riscaldare 50 g di panna. Unisco la mia cioccolata al latte, ossia 100 g di cioccolato al latte. Ma voi potete benissimo mettere cioccolato fondente, che forse anche è meglio, ve lo posso garantire, forse è meglio. Vado così a mettere questa mia ganache sopra la torta. E vado a decorare infine con dei ciuffetti della crema che mi è rimasta sopra. E metto così degli Oreo sopra per la guarnizione. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Trovate tutti gli ingredienti sempre nell'info box, anche tutti i miei social. Mi raccomando, se volete iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollice in su. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye!